Buongiorno ai consiglieri presenti, grazie ai due consiglieri interroganti Figliomeni e Politi anche per questa occasione per fare sempre luce su un tema che è stato invece tenuto ben nascosto e assolutamente scarsamente attenzionato da tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto. E ne sono l'esempio le varie discussioni che si sono avute nel corso di questi mesi, per esempio riguardo alla delibera famosa 140. Allora, siamo presenti anche qui, stiamo facendo un lavoro notevole. Innanzitutto è stata fatta a suo tempo una scelta organizzativa assolutamente estranea a qualsiasi logica coerente e di buona gestione. Sono state divise due responsabilità, quella legata al patrimonio e quella legata alle politiche abitative. E come succede sempre, tutte le amministrazioni pubbliche, chi è esperto di amministrazioni pubbliche lo sa, di public management, toccare la governance vuol dire anche creare inefficienze, perché si è creata una doppia regia e questa doppia regia ha la caratteristica di fare il cosiddetto gioco del rimpallo, un gioco che gli uffici conoscono molto bene. Le responsabilità non sono mie, sono tue, anzi, sai che ti dico? Non sono neanche le nostre, sono di qualcun altro, perché poi si ribatte anche sugli altri organi istituzionali. Allora, ricordo che quindi questo problema, che il consigliere Figliomeni ringrazio perché chiaramente ci aiuta a dare anche delle indicazioni, perché spesso quello che non è chiaro è che l'amministrazione lavora, si impegna e dà delle indicazioni, poi la città di Roma è grande, i municipi sono 15, di cui uno è anche commissariato, e sappiamo bene perché, sappiamo bene le difficoltà che ci sono in quei municipi e come sono gestiti quegli immobili, soprattutto legati al disagio e alla fragilità, perché dove c'è disagio e c'è fragilità entra anche un'altra cultura, se la vogliamo chiamare così, ecco, o non cultura. Allora, riguardo ai primi due punti che venivano sollevati in questa interrogazione, allora, mi preme appunto sottolineare quanto segue. Allora, per il punto 1 appunto si chiede conto sostanzialmente delle azioni che l'amministrazione intende porre in essere per completare entro breve termine l'istruttoria relativa all'assegnazione immobile sulla miriade appunto di associazioni e dell'intenzione dell'amministrazione a determinarsi con l'applicazione di canoni ridotti nei confronti di quelle realtà associative che dimostrano di svolgere particolari attività sociali sulla base di specifiche e comprovate competenze nei settori più disagiati della vita sociale, e questo è il punto 2 appunto. Allora, su questi due elementi possiamo dire che per entrambi l'oggetto principale dell'esito di questa interrogazione è la proposta di deliberazione consiliare, di iniziativa consiliare, che concerne proprio il nuovo regolamento per la gestione diretta e in concessioni dei beni appartenenti al patrimonio demaniale indisponibile di Roma Capitale, giunto quindi a una sua fase conclusiva della sua definizione del testo, che verrà quindi poi sottoposto ai lavori d'aula e che darà quindi la risposta alle questioni che sono state poste nella interrogazione. Però vorrei essere più specifico, perché è importante, dato che il lavoro che è stato fatto non è un lavoro banale. Ricordo che il precedente regolamento è dell'83, quindi stiamo parlando di un'amministrazione che si è assolutamente voluta spogliare di una responsabilità e oggi se ne assume di nuovo questa responsabilità. Allora, questo articolato prevede, diciamo, sia delle attività che possono essere ritenuti coerenti con le finalità dei beni in questione e quindi a cui questi beni possono essere destinati, onde determinate con sufficiente precisione i criteri per accedere all'affidamento in concessione degli stessi, sia delle modalità di valutazione delle proposte avanzate dalle associazioni o gli enti che ritengano di proporre progetti finalizzati appunto all'utilizzo del bene e quindi se siano meritevoli di particolare tutela e quindi idonee a fruire dell'abbattimento del canone previsto dal regolamento. Vengono inoltre chiariti in uno specifico articolato i requisiti da verificare per consentire nella fase transitoria propedeutica all'emanazione di nuovi bandi la prosecuzione dell'attività da parte delle realtà che attualmente hanno in uso i beni.
Con riguardo ai nuovi bandi, peraltro, la proposta di regolamento prevede una procedura ben più precisa e trasparente di quanto non fosse disposto dalle precedenti deliberazioni consiliari. Ecco, non vado oltre su questo tema perché sarà oggetto chiaramente di discussione all'interno dell'aula consiliare. Allora, quindi rimando questo aspetto. Ricordo soltanto che per gli inquilini che risultano occupanti abusivi di immobili e di proprietà capitolina, essi sono già stati oggetto di provvedimenti di intimazione alla riconsegna dell'immobile e, ove necessario, anche alla procedura di riacquisizione forziosa. Ricordo che noi stiamo cercando comunque, con la delibera 19, di tutelare invece quelle realtà che non hanno una reale responsabilità, bensì c'è stato un inadempimento da parte dell'amministrazione che non si è attivata per tempo nel rinnovare tali procedure concessorie. Ecco, sui numeri credo che sia importante dire qualcosa perché lei faceva riferimento anche alle morosità. Allora, l'importo esatto degli ultimi 5 anni dati dalla Prelios ci dicono che, per quanto riguarda il patrimonio dato in concessione e in locazione, risulta un importo pari a 86.676.442, di cui circa 77.547.796 sono relativi a 8.671 posizioni ERP. Ecco, anche su questo, e concludo, l'attività che sta svolgendo questa giunta con il supporto degli uffici e anche delle società in house dell'amministrazione sono proprio quelle di iniziare a creare un percorso di internalizzazione di tale attività affinché si possa evitare che si perdano queste risorse. Gli ultimi 2 punti, il punto 3 e il punto 4, mi sembra abbastanza importante ribadire il fatto che l'amministrazione comunque continua ad assegnare gli immobili con altri atti, il famoso bando pubblico patrimonio bene comune, e ricordo che sono stati messi a bando 14 locali e poi altri 12 locali a livello commerciale, e per quanto riguarda l'ultimo punto ricordo che la Prelios ha inviato più di 10.000 lettere nel corso di questi mesi ai vari morosi e attualmente ha notificato 613 lettere di diffida e messa in mora nei confronti di inquilini morosi, ci riferiamo solo al patrimonio disponibile. Il recupero forzoso ricordo che è affidato all'Avvocatura Capitolina e quindi anche lì sono state messe le determinazioni dirigenziali di autorizzazione proprio per instaurare i giudizi di intimazione di sfratto e per morosità. Grazie.